Saluti da parte mia a questa giornata che da qualche anno l'UNESCO vuole sia dedicata a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di avere più donne e ragazze nelle discipline STEM. STEM è l'acronimo di Science, Technology, Engineering and Mathematics e rappresenta quell'ambito scientifico-tecnologico, tra virgolette, più puro, più duro, dove ancora una parità di genere non si è raggiunta in nessun paese, purtroppo. Perché è importante avere più donne in ambito STEM? Perché le sfide tecnologiche che ci attendono sono molto ambiziose e non possiamo permetterci di perdere le idee e la forza propulsiva, di una parte importante della nostra società. Se guardiamo il rapporto che l'OCSE pubblica più o meno ogni 2 anni, in realtà l'ultimo del 2018, che analizzano il problema, si vede che senza fare nulla ci vorranno ancora centinaia di anni per arrivare a una parità di genere nelle discipline STEM. Ecco perché è necessario fare qualcosa come la giornata di oggi. Scusate, non mi sono presentata, io sono Paola Gianotti e sono la responsabile della divisione ricerca dei laboratori nazionali di Frascati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Questo istituto è un ente di ricerca pubblico, finanziato dal Ministero per l'Università e la Ricerca, e il suo compito è studiare i costituenti fondamentali della materia e le leggi che governano le loro interazioni, per capire sempre più profondamente come è fatto il nostro universo. Per fare questo sono necessari degli strumenti particolari, molto tecnologici, da un lato gli acceleratori di particelle e dall'altro i rivelatori. E l'INFN è stato istituito proprio più di 70 anni fa ormai, per dare all'Italia il suo primo acceleratore di particelle, e la sede per questa impresa fu definita a Frascati. Da allora i laboratori sono sempre stati impegnati nella sviluppo degli acceleratori di particelle, dal primo che fu l'elettrosincrotrone, entrato in funzione nel 1959, si sono sviluppati degli acceleratori sempre più complessi ed energia più elevata. Oggi a Frascati abbiamo due complessi di acceleratori, il complesso DAFNE e il complesso Spark Lab. Ma questa non è l'unica attività di ricerca che si svolge nei nostri laboratori. Infatti, questa attività si basa su due pilastri fondamentali, di cui uno, appunto, come vi accennavo, sono gli acceleratori di particelle, e l'altro sono i rivelatori di particelle, gli strumenti che poi ci permettono di indagare l'interazione fra questi costituenti fondamentali. Anche questi sono strumenti di altissima tecnologia che vengono costruiti da noi e che richiedono notevoli competenze in tutte le discipline tecnico-scientifiche. Ribadisco, oggi siamo qui per sensibilizzare soprattutto le ragazze che si affacciano verso la scelta di studi superiori a considerare una carriera in ambito STEM. Novità di quest'anno è che abbiamo voluto coinvolgere nel nostro dibattito anche figure maschili. Questo perché crediamo profondamente che il cambiamento debba essere realizzato insieme, anche educando gli uomini a prendere coscienza del problema e a considerare le legittime aspirazioni di noi donne. Quindi vorrei lasciare la parola adesso ad Erika De Lucia, una collega che organizzatrice di questa giornata quest'anno, perché vi illustri i dettagli di quello che ci aspetta questa mattina. Erika, a te. Ciao e buongiorno a tutti. Io sono Erika De Lucia, una ricercatrice dei laboratori nazionali di Frascati. E come diceva prima Paola, io faccio parte, diciamo, dei ricercatori che lavorano nel secondo filone, in quello dei rivelatori di particelle. E quindi fin da giovane ho lavorato in questo ambito e agli esperimenti agli acceleratori. La giornata di oggi nasce dalla volontà di diffondere, diciamo, un po' il verbo, di far capire a ragazze, ma anche a ragazzi, che iniziare un percorso, un cammino in quello che è l'ambiente scientifico è possibile,
ed è una cosa che chiaramente ha degli ostacoli, ha tutta una serie di sfide da superare, e è una cosa che si fa, è una cosa che si fa, che si può fare anche cambiando percorso iniziale. La giornata di oggi, come diceva Paola, nasce a livello europeo, per promuovere la carriera scientifica delle donne. E questo viene solitamente fatto portando degli esempi positivi, quindi facendo parlare delle colleghe, dei loro successi, del loro percorso, della loro storia, della loro esperienza personale. E noi, come diceva Paola, oltre a far parlare le nostre colleghe, abbiamo deciso già dall'anno scorso di far parlare anche i nostri colleghi, ricercatori. Questo perché quello che vogliamo fare nella giornata, anche nella giornata di oggi, è parlare e analizzare alcuni di quelli che sono gli stereotipi della nostra società e alcuni degli atteggiamenti anche che sono alla base della disparità di genere, che poi è quello, diciamo, il motivo che ci porta ad avere giornate di promozione del genere. Se non ci fosse disparità di genere non sarebbe necessario, no? Il cambiamento chiaramente deve partire da noi donne, da noi ragazze, però può essere attuato e deve essere attuato solo lavorando insieme anche alla nostra controparte maschile. E questo è il tema che abbiamo scelto per quest'anno, per questa edizione di quest'anno, che è Towards Inclusive Science, quindi donne e uomini insieme per una scienza inclusiva. E per una scienza inclusiva che, come diceva anche Paola, quest'anno include anche dei colleghi dell'amministrazione, e quindi inclusiva di tutti quelli che sono gli aspetti e le varie sfaccettature di ciò che significa fare scienza. Fare scienza non significa solo stare in laboratorio, ma è anche tutto quello che circonda la possibilità e l'ambiente in cui noi facciamo scienza. Quindi le persone che fanno sì che noi possiamo avere un laboratorio che è pieno di tutti quanti gli strumenti che ci servono, le persone che fanno in modo che noi possiamo andare in missione, per esempio al CERN, a partecipare ad un esperimento, ad un test BIM. Quest'anno abbiamo suddiviso, per rendere, visto che ahimè siamo di nuovo online, ci farebbe estremamente più piacere avervi ai laboratori da noi. Quest'anno, per rendere la sessione online un po' più movimentata e briosa, abbiamo previsto 3 mini sessioni. In ogni mini sessione avremo una collega e un collega che ci parleranno del loro punto di vista e ci racconteranno, partendo dalle loro esperienze personali e professionali, quelle che sono le sfide giornaliere, e ci faranno riflettere. E spero anche confrontarci su quelli che sono ostacoli e opportunità che noi abbiamo incontrato nel nostro percorso formativo e che voi potreste, o magari già avete iniziato ad incontrare nel vostro di percorso formativo, oltre che chiaramente riflettere sul ruolo della donna nella società e nella ricerca. Per rendere l'evento, diciamo, più interattivo, chiaramente durante le presentazioni voi potrete scrivere sulla chat, domande o curiosità che volete chiedere ai nostri speaker. Alla fine di ogni mini sessione ci sarà una sessione Q&A in cui avrete la possibilità, diciamo, di sentire, le nostre colleghe e i nostri colleghi, rispondere alle vostre curiosità o alle vostre domande. E poi in più, abbiamo dei momenti, piccoli momenti interattivi, in cui vi sarà chiesto di partecipare singolarmente a dei sondaggi anonimi. Questo noi per capire come voi vi ponete, ma anche per vedere, diciamo, voi stessi, no? Confrontarvi con delle domande che magari, alle quali magari non avete mai pensato. E quindi per questo vi chiediamo di tenere il cellulare o altri dispositivi elettronici a portata di mano per questa interazione singola anonima, durante questi sondaggi. E l'ultima cosa. Prima di partire per questo nostro viaggio, diciamo, nel tentativo di discutere e di superare questi stereotipi, vorrei ringraziare tutto quanto il team con il quale abbiamo organizzato questa giornata. Io sono, diciamo, la Frag Women di oggi, e sono le colleghe del Servizio di Informazione e Divulgazione Scientifica dei Laboratori Nazionali di Frascati, e sono Sara Arnone, Susanna Bertelli, Deborah Bifaretti, Elena Patrignanelli, Sara Reda ed Elisa Santinelli. E con questo, diciamo, spero che riusciremo a suscitare in voi curiosità, tante domande, riflessioni, interventi e tanta voglia di fare e di chiedere. E quindi, ringrazio tutti per, diciamo, già la partecipazione. E grazie a tutti, quindi buon webinar, e passo di nuovo la parola a Paola, che è la chairwoman della prima mini sessione. Grazie. Grazie a te Erika. Sì, senza perdere altro tempo vorrei introdurre la prima speaker di questa mattinata,
che Eleonora, Dio ci aiuti. Eleonora è una assegnista di ricerca presso i nostri laboratori. L'assegno di ricerca è il primo step, diciamo, di lavoro in ambito scientifico, a cui si accede dopo aver conseguito una laurea, e Eleonora si è laureata presso l'Università di Roma III. Ha poi effettuato 3 anni di dottorato presso l'Università di Tor Vergata e attualmente sta lavorando all'esperimento MUTUE. MUTUE è una grossa collaborazione internazionale che sta realizzando un apparato presso il Fermilab, un grosso laboratorio internazionale che si trova negli Stati Uniti, vicino a Chicago. L'obiettivo di MUTUE è la ricerca di un rarissimo processo che, come si dice in gergo, viola il sapore leptonico. È importante misurare questa transizione per capire se esiste una fisica al di là di quello che già conosciamo. Il suo lavoro si divise tra il laboratorio, quindi attività proprio col cacciavite in mano, e più di carattere informatico, facendo simulazioni e analisi dei dati. Oltre alla ricerca, è un'appassionata di divulgazione scientifica e ha vinto un bando della Regione Lazio che si chiamava Vitamina G, che ha come obiettivo proprio promuovere la divulgazione scientifica. Infatti, il suo intervento di oggi si inserisce anche in questo progetto. Quindi darei la parola a Eleonora per la sua presentazione di oggi, che si intitola Le leggi della fisica non hanno genere e la ricerca? Vediamo cosa ci dirà Eleonora. Vai. Buongiorno a tutte e tutti, sono molto contenta di essere qui, anche un po' emozionata. Bene, vorrei iniziare cercando di raccontarvi come sono arrivata alla scelta del titolo di questo mio intervento. Nelle scorse settimane, pensando appunto a questa giornata, volevo iniziare a trovare un titolo e quindi ho cominciato un po' a pensare. Quello su cui ho riflettuto e che maggiormente mi ha colpito è il fatto che effettivamente le leggi della fisica non hanno genere, nel senso, se mi metto io e un mio collega alla luce del sole, la luce investe me, investe lui allo stesso modo. Se sempre con questo stesso collega ci mettiamo a lanciare una pallina su un piano inclinato nelle stesse condizioni iniziali, il risultato finale non cambierà tra me e lui. Per questo intendo dire che la legge della fisica e quindi della scienza molto spesso in generale non hanno genere, quindi non cambiano i risultati e volevo vedere un po' che cosa succede invece nel mondo della ricerca. Prima di cominciare vorrei un po' presentarmi e raccontarvi la mia molto poco scientifica formazione iniziale. Quando mi sono dovuta trovare a scegliere il liceo, l'unica condizione era quella che non ci fosse disegno tecnico, quindi ho escluso a prescindere il liceo scientifico, perché insomma non ho delle grandi doti di disegnatrice, o comunque insomma il disegno non fa proprio per me. Quindi ho optato per il liceo internazionale francese, quindi nei miei 5 anni ho studiato tanta letteratura, 3 lingue straniere, ma la mia preparazione in matematica, insomma, e anche diciamo scientifica era un po' scadente. Ero convinta nel corso del tempo che cioè, ero appassionata di scienze politiche, avrei voluto studiare quello, però poi nell'ultimo anno ho studiato geografia astronomica e quindi mi sono appassionata allo studio delle galassie, poi ho approfondito anche la ricerca questo argomento utilizzando anche dei libri divulgativi, qui ve ne ho messo qualcuno di quelli che ho letto e che più mi sono piaciuti, e quindi piano piano la mia convinzione di studiare scienze politiche si è trasformata nel che figo, forse voglio andare a studiare fisica. In particolare pensavo che avrei studiato astrofisica. Però allora, non so quanto già sappiate, vi volevo brevemente raccontare che cos'è che si studia nei primi anni di fisica, quindi durante il percorso triennale. Innanzitutto ci sta una parte molto importante di matematica, senza la matematica non è tanto possibile fare fisica, quindi ci sono alcuni esami di analisi, geometria, fisica matematica. Poi
Ovviamente si studiano poi diverse branche della fisica, da quella classica, quindi meccanica, termodinamica, elettromagnetismo, ottica, fino ad arrivare alla fisica moderna e alla fisica quantistica. Tutta questa parte più forse teorica è sempre accompagnata da laboratori, quindi già noi studenti riusciamo a mettere in pratica quello che abbiamo visto dal punto di vista teorico, e anche qui abbiamo gli stessi laboratori, meccanica, termodinamica, elettromagnetismo, ottica, e poi ci sta anche una parte più legata alla fisica moderna, in modo tale anche che gli studenti possano cominciare a capire quale possa essere il loro percorso. Ci sono anche dei corsi a scelta che aiutano in questi, quindi ci sono corsi che magari riguardano più fisica della materia, fisica delle particelle, astrofisica, poi c'è un esame di chimica e l'esame finale, quindi la nostra prima discussione di una tesi. Bene, nei miei primi 3 anni ho capito che in realtà ero appassionata di fisica delle particelle, grazie anche a una sorta di gita che ci è stato permesso di fare poco prima della nostra laurea triennale, quindi siamo andati per 3 giorni al CERN, potete vedere qui un po' di questi ricordi, e ho capito sempre di più che più che dell'infinitamente grande e lontano era attratta verso l'infinitamente piccolo, quindi il mondo della fisica delle particelle. E quindi anche nel mio percorso di laurea magistrale mi sono indirizzata verso questo ambito. Nel 2015 poi ho potuto partecipare ad una scuola estiva, quindi presso il Fermilab, quindi in cui per 2 mesi ho, diciamo, cominciato a vedere che cos'è la vita di un ricercatore, di una ricercatrice, quindi che cosa si fa. Ho deciso poi di proseguire il lavoro che avevo iniziato in summer school, sempre con l'esperimento Mutui, e quindi ho fatto la tesi, come diceva anche Paola, presso i laboratori di Frascati, e ho deciso poi di continuare anche verso il dottorato. E qui potete vedere un po' delle attività, diciamo, salienti che ho svolto in questo periodo. Questo è l'ufficio che abbiamo noi, il gruppo italiano, quando ci troviamo presso il Fermilab, che è nell'edificio principale al 9° piano, una bella vista. E qui sono alcune attività che ho svolto insieme a miei colleghi e colleghe. Questa è Chicago d'inverno, meno 30. Nella mia vita la fisica è una parte molto importante, ma non c'è solo quello. Sono anche una grande appassionata di viaggi, anche per questo la ricerca e la fisica mi ha permesso di viaggiare molto. Prima del Covid avevamo sempre anche delle conferenze in cui presentavamo i nostri risultati anche all'estero, quindi questa era per esempio una conferenza che ho fatto in Corea, molto interessante. Poi, come diceva, sono appassionata di divulgazione, abbiamo creato questa associazione proprio a seguito di questa vittoria del bando per fare divulgazione online. E poi mi piace, ultimamente mi sono avvicinata al mondo del rugby, comunque sono una persona abbastanza avventurosa, mi piace andare in giro, guardare ed esplorare. Ma adesso, dopo che mi sono presentata, vorrei più addentrarmi sulla seconda parte, quindi se le leggi della fisica non hanno genere, che cosa possiamo dire della ricerca? Ho raccolto un po' di dati, questi sono presi da C-Figures, che è questo... diciamo questa statistica che viene raccolta ogni 2 anni dalla comunità europea, poi insomma il link è cliccabile, se vi interessa potete vederne un po' di più. E che cosa vediamo? Che in generale il rapporto tra uomini e donne che ottengono un dottorato di ricerca tra i paesi dell'Unione Europea è quasi uguale, quindi il 48,1% degli aventi dottorato sono donne. A livello accademico abbiamo che la percentuale di donne scende un pochino dal 42,3%. Se ci spostiamo nel mondo della ricerca, la frazione di donne è comunque minore, infatti soltanto il 24,1% è rappresentato da donne nelle professioni STEM. E anche la presenza di donne nei ruoli apicali, sia della ricerca che delle università, è bassa, il 23,6%. A questo punto possiamo anche vedere qual è la frazione di uomini e donne ai diversi livelli che si possono raggiungere. Quindi partiamo da coloro che frequentano una laurea triennale o magistrale, quindi gli studenti e studentesse. La frazione non è molto diversa. Questi sono dati che in blu e arancione la percentuale di donne nel 2015 e nel 2018, mentre quelle gialle e verdi sono la percentuale di uomini nel 2015 e poi nel 2018.
vediamo che sostanzialmente non ci sono grandi differenze tra frequentanti, insomma, fino al dottorato, il numero di uomini e di donne è più o meno lo stesso, ma vediamo come poi più si va avanti, più si va verso ruoli importanti apicali e il numero di uomini cominci a crescere mentre quello delle donne diminuisca. Questo riguarda un ambito accademico generale, quindi non soltanto materie scientifiche, e vediamo che cosa succede invece quando parliamo di professioni STEM. Vediamo fin dall'inizio che c'è una differenza maggiore per quello che succede nel mondo delle ragazze e quello che succede per gli uomini. Vediamo anche che non ci sono stati particolari miglioramenti negli ultimi 3 anni. E quindi, senza, diciamo, non sono un'esperta di studi di genere e di sociologia, però ho provato a pensare quali possono essere le ragioni che ci portano a queste grandi differenze che vediamo qui. Innanzitutto, mi sono chiesta, ma le materie scientifiche vengono ancora oggi considerate maschili? Quindi ho deciso di partire dai bambini. E se andiamo a guardare i kit scientifici, vediamo molto spesso che ci sono rappresentati soltanto bambini e non bambine. Non so se vi ricordate, ma un paio di anni fa un'azienda italiana aveva prodotto anche dei grembiulini in cui per i maschi c'erano disegnati e rappresentati il righello, le squadre, mentre i grembiulini da bambina avevano delle belle labbra carnose. E mi fa molto effetto perché comunque adesso i discorsi di parità sono, diciamo, abbastanza importanti e se ne tiene conto. E quindi com'è possibile che ancora oggi si possano avere queste cose? Cioè non ci sia qualcuno che dice, ehi, aspetta, ma perché non ci mettiamo anche una bambina, quindi forse ancora possono essere considerate prevalentemente maschili. Quindi quello che ho fatto è stato utilizzare i miei amici e le mie amiche come cavie. Quindi nel corso dell'ultima settimana gli ho chiesto chi secondo loro fosse una persona di spicco, quindi ho cercato proprio di non dire uno scienziato, una scienziata per non influenzarli e dalle loro risposte ho selezionato soltanto quelle persone che mi hanno risposto con un nome di donna. E facendo un po' di statistica, ho interrogato, diciamo, 17 persone e solo in 4 hanno pensato a una figura femminile. E questo torna ancora con il 24% della presenza femminile nelle materie STEM. Quindi anche questo è un dato da considerare e teniamo anche conto che molte delle persone a cui avevo fatto questa domanda lavorano in ambito scientifico. Un ruolo secondo me centrale per insomma, descrivere questo problema è anche il ruolo dei media. Ho riportato qui alcuni articoli, mi sono insomma, ispirata anche al lavoro della pagina Instagram Una donna a caso, e vediamo come molto spesso le donne vengano rappresentate come ad esempio Simonetta, la signora delle stelle, Angela, che è la ragazza venuta dal freddo. Quindi è come un po' che ci sia una sorta di spettacolarizzazione, o comunque il fatto che per le donne non venga usato il loro cognome, ad esempio anche succede nello sport. Il secondo oro dell'Italia arriva dal canottaggio, fantastiche Valentina e Federica, bronzo agli uomini, Paltrinieri, argento che commuove. Perché Paltrinieri e Valentina e Federica? O anche un altro articolo preso durante il periodo delle elezioni a Roma, abbiamo Gualtieri e Calenda, e poi Virginia. Stavano tutti quanti gareggiando per uno stesso ruolo, però abbiamo Gualtieri e Calenda e poi Virginia, non Raggi. Quindi questo perché, secondo me, per quanto riguarda le notizie scientifiche, di sicuro c'è il fatto che la presenza femminile nell'Accademia, fatta eccezione per alcuni rari casi, diciamo, la presenza delle donne è molto recente rispetto alla storia che possono avere le università, soprattutto quelle italiane. E quindi nel tempo si è consolidata anche di più l'idea che le ragazze fossero più attratte dalla letteratura, dall'arte, rispetto che alla scienza, oppure il fatto che alle donne siano più adatte ad avere un ruolo di cura, quindi l'angelo del focolare, rispetto che una donna che possa fare scienza o qualche altra cosa. E poi c'è anche questa
narrazione che è sempre un po' romanzata di queste figure femminili, quindi sentiamo spesso parlare degli angeli della ricerca. E poi un'altra cosa che secondo me è importante da normalizzare è che quando racconto quello che faccio, dico sono una segnista di ricerca in fisica delle particelle, c'è sempre questo attimo in cui ah, allora sei un genio. Io vorrei normalizzare il fatto che è molto raro che ci si trovi una persona davvero geniale o un genio, ma molto spesso siamo tutte quante persone normali e molto appassionate al nostro lavoro e quindi questo penso possa anche avvicinare in generale più persone alla scienza, alla ricerca. Poi c'è un ruolo fondamentale appunto della sensibilizzazione, abbiamo già parlato dell'importanza di questa giornata che è stata istituita nel 2015 e dicevo che è molto importante non solo parlare alle ragazze, per farle entrare a far parte di questa comunità di materie STEM, ma è anche molto importante parlare ai ragazzi di queste questioni, perché per riuscire a superare una problematica di questo tipo è fondamentale che i ragazzi siano coscienti di questo problema e si possano rendere conto del privilegio che hanno avuto fino ad oggi. Inoltre, aumentando il numero della componente femminile nel mondo della ricerca, sarà anche più facile per le future generazioni trovare dei modelli a cui ispirarsi, che è sempre importante per un momento di crescita. Quindi vorrei anche concludere con l'importanza di cambiare il punto di vista. Molto spesso sentiamo parlare del problema delle donne e delle ragazze con la ricerca, ma se invece spostassimo il focus e parlassimo del problema della ricerca con le donne o con le ragazze. Già da quando ero all'università ho sentito spesso dire ragazze che dicevano no, non credo di voler intraprendere una carriera universitaria o di ricercatrice perché penso che sarebbe difficile poi conciliarla con un'eventuale creazione di una famiglia. E quindi credo sia importante riuscire a creare un clima che permetta di conciliare questo. Per esempio, una cosa che mi ha molto colpito, la mia prima volta che sono andata a Fermilab, è che lì ci sono delle stanzette dedicate a delle mamme che hanno avuto da poco i bambini, in modo tale che possano anche tirare il latte senza dover andare via oppure allattare i propri figli, e credo sia molto importante. Ma prima di salutarvi, vi volevo lasciare, e volevo lasciare anche tutti quanti noi, con un piccolo reminder di non avere paura del fallimento. Nell'ambito di noi ricercatori e di scienziati c'è sempre questa ansia, direi, di fallire, però non sempre i nostri fit vengono bene al primo colpo. Quando scriviamo un codice che fa qualcosa, non è detto che funzioni immediatamente. Ogni tanto le prese dati che facciamo possono essere sbagliate. Magari non ho attaccato bene un cavetto e non me ne sono accorta. Però vorrei ricordare a tutti quanti che gli errori fanno parte del gioco e che quindi non dobbiamo non partecipare, ad esempio, non dobbiamo intraprendere una carriera in un ambito STEM per la paura di fallire. E con questo io vi ringrazio e vi saluto. Grazie Eleonora, soprattutto per il messaggio che hai dato di non porsi dei limiti. Credo che sia estremamente importante. A questo punto ci sono delle domande, ma direi che le riserviamo per la parte finale. E invece vorrei introdurvi il prossimo speaker, che è Ivano Sarra. Ivano è un ricercatore dei laboratori di Frascati che divide la sua attività tra il Fermilab, così come Eleonora, e i nostri laboratori. Infatti collabora all'esperimento MUTUE anche lui, ma anche all'esperimento PADME, che si occupa di studiare la materia oscura nei nostri laboratori. Ivano è un esperto di quello che all'inizio dicevo è uno dei pilastri fondamentali della nostra attività, cioè i rivelatori di particelle. E in particolare da 2 anni è il coordinatore di un'attività che si propone di realizzare un nuovo rivelatore, un nuovo calorimetro semi-omogeneo che si chiama
Cyril, che è pensato per quella che sarà la nuova generazione di esperimenti nella fisica delle alte energie. Ivano, appunto, è il primo degli uomini coinvolti in questa giornata, quindi ha sulle sue spalle una responsabilità abbastanza grossa. Quindi non voglio mettergli pressione più di tanto, ma sentiamo immediatamente qual è il suo punto di vista per questa giornata. Vai, Ivano. Grazie Paola e grazie per la pressione che non mi hai messo sulle spalle. Salve a tutti, grazie per l'introduzione, mi chiamo Ivano Sarra e sono un tecnologo dei laboratori nazionali di Frascati, in particolare della divisione ricerca. Circa una mesata fa Erika, che avete visto prima, mi ha avvicinato mentre prendevamo il cestino del pranzo, mi ha chiesto se volevo partecipare e dare il mio punto di vista su questa tematica molto importante. Mi ha un po' fregato perché mi ha preso al cestino del pranzo, ho detto subito sì, pensando che la cosa fosse semplice. In realtà, nei giorni scorsi, preparando la presentazione, mi sono reso conto che l'argomento, ovviamente di vitale importanza, non era affatto semplice da adattare e non era affatto semplice capire cosa io ne pensassi dell'argomento e quale fosse il mio punto di vista, anche quali erano le mie conoscenze. Quindi mi sono messo, ho fatto quello che faccio di solito quando non so una cosa, mi sono messo a cercare, a chiedere in giro alle persone che avevo intorno a me. Io collaboro con Eleonora da anni ormai e lei mi istruisce e mi insegna cose che soprattutto relative all'ambito del modo di comportarsi con i colleghi. E quindi siamo confrontati, sono confrontato con la mia compagna e ho cercato un po' di apprendere e cerco di mettere in queste slide un po' di quello che ho preso e vorrei provare a trasmettere e magari ci possiamo ragionare insieme. Piccola introduzione, vabbè, ho fatto un percorso più lineare di quello di Eleonora, quindi classico diploma liceo scientifico, laurea triennale all'Università di Tor Vergata, specialistica all'Università di Tor Vergata. Durante la laurea specialistica ho cominciato a lavorare, ho fatto il mio lavoro di tesi al Laboratorio Nazionale di Frascati sull'esperimento MUTUE. Finita la tesi è iniziato quello che è il lavoro di attività scientifica. Per fortuna sono capitato in un gruppo molto performante, piccolo ma performante, che dà spazio ai giovani, e nel 2010 mi hanno sparato, long time ago, a Femmina di Chicago, presentando quella che è poi il calorimetro della nostra attività di progettazione del calorimetro elettromagnetico dell'esperimento MUTUE, alla collaborazione americana. Immaginate me, appena finita la specialistica, conoscenze di inglese sotto zero, a parlare davanti a tutti gli americani dell'esperimento per portare quella che era la nostra idea. L'idea che poi è stata tutto presa, quindi è andata anche abbastanza bene, e nel corso degli anni abbiamo fatto vari test in giro per l'Europa e per mostrare le performance del nostro liberatore e vedere se effettivamente fosse applicabile ai requisiti dell'esperimento. Come ho detto, abbiamo fatto vari test, come potete vedere qui sono varie foto nel corso degli anni. Abbiamo realizzato un'innumerevole serie di test station per testare singole parti del nostro calorimetro che verrà assemblato nel corso di quest'anno al Fermi Lab di Chicago. Non ci sono solo test, ho fatto vedere anche l'onore, il mondo della ricerca è caratterizzato da viaggi, tanto dialogo con gli altri colleghi per imparare, perché non si impara solo sui libri, e tante cene sport, molte cene, soprattutto a Chicago, si mangia abbastanza male, ma abbastanza spesso si fanno feste e cene in concomitanza. Come vi ho detto, mi sono passati tanti anni dalla mia prima esperienza e in tanti anni ho incontrato tanti colleghi e in realtà, e questa è stata la mia grande difficoltà nel preparare questo talk, io non ho visto direttamente processi discriminatori, ne parlavo l'altro giorno anche con Erika, ma è vero, poi ci stavo pensando e anche loro mi hanno fatto pensare, è proprio vero che io non ho mai visto processi discriminatori nel campo uomo-donna, nel campo uomo-donna, ed è sempre vero che uno poi realmente, da un punto di vista, io sono un uomo, quindi da un punto di vista maschile, se ne riesce a rendere conto. Mi è capitato per caso proprio in questa ricerca un post su Facebook, faceva un esempio emblematico a cui io non avevo pensato. Sappiamo tutti chi è la persona qui rappresentata, Rafa Nadal, e alla ventunesima vittoria del suo ultimo titolo, il Grande Slam, tutti i giornali hanno intitolato "Nessuno ha saputo fare come lui". E io
leggendo i giornali, non mi sono posto un problema. Il problema che in realtà esiste e c'è. Che cos'è che non va? In rosso metto le domande, quindi sono anche domande per voi. In realtà che non è vero, non è che nessuno ha saputo fare come lui. Se uno andava un po' più a fondo, ma neanche tanto, se sei un giornalista di natura sportiva, si rende conto che c'erano addirittura altre tre donne. Ed è poco importante se una donna, c'erano altri tre atleti che avevano saputo fare meglio di lui. E perché questa cosa non è stata detta? Allora uno avrebbe dovuto dire, se voleva, nessun uomo ha saputo fare come lui. Ma è giusto anche dire questo? E qui voglio portarvi. È giusto dire nessun uomo, nessuna donna, altre tre atlete donne? No, c'è un problema che ci sfugge, un punto di vista che ci sfugge. C'è un problema di discriminazione del tipo strutturale, come aveva detto prima Eleonora, che ci porta a specificare. Ma quando dobbiamo specificare uomo o donna, stiamo distinguendo. E nel momento in cui facciamo una distinzione, che cosa facciamo? Facciamo uno stereotipo di genere. Che cos'è uno stereotipo di genere? È un problema tecnico abbastanza importante, ovvero in una visione semplicistica e tradizionalistica attribuiamo particolari, specifiche caratteristiche al genere. Ma questo è folle, non ha nessuna... Se ci pensiamo, perché non esiste una cosa che le donne sanno fare meglio o gli uomini sanno fare meglio o viceversa peggio entrambi? Perché esistono gli stereotipi di genere? Perché questi impediscono di distinguere la persona e le sue caratteristiche da quelle che si ritiene debbano essere caratteristiche del suo genere. Quindi cosa facciamo? Attribuiamo delle connotazioni, che sono essenzialmente luoghi comuni, e andiamo qua a ingabbiare l'individualità della persona, quindi ne limitiamo la libertà di azione e l'espressione delle sue forme. Quindi è come se lavorando in un sistema di specificazione noi andassimo in realtà a mettere tutto in un unico calderone e quindi poi andiamo a considerare le persone non per la loro reale specificità, non per la loro reale unicità, e quindi le abbassiamo di livello. Questo è un sistema strutturale che funziona, funziona se vogliamo abbattere una determinata categoria. Facciamo un esempio dello sport, che a me è un esempio molto vicino, faccio molto sport e non me ne ho mai reso conto che anche nello sport ci fosse una grossa discriminazione di genere. Primo esempio, Malagò, lo conoscete tutti, è presidente del CONI, voi fate sport, immagino, siete degli ultimi anni del liceo, quindi fate sport a qualunque tipo di livello, sia quello amatoriale che professionistico. Articolo, prima presentazione di Malagò, avendo una campagna, la frase del presidente era: più che mai oggi, avendo due figlie femmine, avrei voluto un figlio maschio e sarei stato felice che avesse giocato a rugby. Cioè, presidente del CONI, oltretutto io ho una compagna che gioca a rugby, anche Eleonora gioca a rugby, quindi sappiamo tutti che è una frase che non ha nessun senso. Le donne giocano a rugby esattamente come gli uomini, ad ottimi livelli. Ma questo per lo sport è vero un po' dappertutto. Per esempio, come ha fatto notare anche prima Eleonora, ma sono altre frasi del tipo: abbiamo atlete belle, vanno valorizzate. No, non abbiamo atlete belle, abbiamo atlete brave. Gli atleti sono bravi, i maschi sono bravi, le donne sono brave. E così via. E possiamo arrivare a infiniti esempi, a quelli anche più ridicoli e che danno fastidio. Queste sono standard pubblicità che potete, se vi girate e aprite gli occhi, cambiate il punto di vista, vedrete che appena vi girate trovate queste pubblicità, e queste pubblicità danno fastidio, non ci si gioca più a quel punto. Se me lo fai vedere ci penso io, te la diamo gratis la patata, ovviamente ci fanno ridere, però se pensiamo un po' più a fondo, queste cose cosa portano? Portano a quello che ha detto Eleonora. Poi nel mondo del lavoro ci troviamo in una situazione in cui il livello in proporzione, e qui non voglio uscire fuori da quello che è il mondo della ricerca, andiamo a tutto tondo, quindi nell'ambiente che ci circonda, in proporzione ad altri livelli di istruzione ci sono più donne che uomini, anzi il livello di istruzione più elevato è quello delle donne. Nella parte della formazione privata e primaria ovviamente siamo al 50%, eppure ci troviamo in un mondo del lavoro in cui è più alta la percentuale di donne disoccupate rispetto a quella degli uomini. Questo tasso di disoccupazione è maggiore quanto sono maggiore il numero dei figli, e quindi è chiaro che abbiamo un problema di gestione dei figli in cui le donne vengono svantaggiate rispetto agli uomini. Un terzo delle donne, infatti, che sono occupate fa part time, quindi lavora, non so se sapete cosa significa part time, comunque lavora un tempo limitato di ore, non a pieno regime. Le donne guadagnano in media 15% in meno degli uomini, soprattutto a livello manageriale. Questa è un'altra cosa che non avevo mai
colto realmente, perché io non sono a livello manageriale purtroppo per ora, speriamo in futuro sì, però ad oggi non ho visto nessuna discriminazione d'accesso nel mondo della ricerca, non l'ho mai vista, non ho detto che non c'è, non l'ho mai vista io. Però poi, vedete, il 15% in meno dei manager, se vado a pensare a quali sono i dirigenti di ricerca di NFN o a chi sta nelle commissioni di NFN o chi è giunto agli NFN, non c'è un 50% uomo-donna. E quindi c'è un problema. E qual è il problema? Io non l'ho mai vista. Però se ci pensate, l'abbiamo sentito dire, ed è una cosa che io convivo con una splendida bambina di 7 anni a cui do, che formo, che aiuto a formare, e non vorrei che quando sarà più grande si troverà un colloquio in cui venga detto: sì, tu hai un bel curriculum vitae, ma hai intenzione di fare figli? O meglio, ne hai già qualcuno? Ne farai altri? E questa è una cosa discriminatoria. Oppure se alla mia compagna venisse detto: sì, bel curriculum, la possiamo assumere, però potrebbe mettere qualche volta la gonna o magari un po' di trucco. Questi sono i problemi di non percepire un problema strutturale che ci circonda e che è intorno a noi. Grazie a tutti, e poi risponderò alle vostre domande più avanti, come ci verrà detto. Per questa bellissima presentazione che ritengo appunto importante, perché ha sottolineato quelli che sono molti stereotipi, non solo in ambito di ricerca, ma in generale nella società, che dobbiamo cercare di superare e di abbattere. Allora, io vorrei intanto proporvi alcune delle domande che sono state fatte sulla nostra chat YouTube. Ricordo a tutti che potete scrivere in chat le vostre domande e io poi le sottopongo ai nostri oratori. E la prima domanda riguarda Eleonora, e ci chiedono se ha trovato difficoltà, avendo fatto un percorso di studi superiore, diciamo non scientifico, poi a prendere una laurea in fisica e a iniziare una carriera scientifica. Allora, direi che l'inizio non è stato molto semplice. Comunque ero davvero poco preparata, cioè forse voi lo sapete, ma io ho cominciato in quinto liceo, io sono arrivata a studiare seno e coseno. Quindi diciamo che è stata una bella botta all'inizio, però diciamo che, ecco, voglio riprendere proprio la mia riflessione finale. Io al mio primo esame di analisi ho preso 8 su 30, quindi non capivo nulla, però è stato anche importante magari scontrarmi con una sconfitta, perché ero sempre andata bene a scuola, non mi ero mai messa in discussione sotto quel punto di vista, però direi che forse mi ha fatto anche bene. Quindi non è stato facile, ma vi assicuro che se si è motivati e interessati ci vorrà forse un po' di più, però ci si riesce. Insomma, bisogna volerlo, insomma, bisogna esatto. Essere determinati, e poi le difficoltà si affrontano e si superano. Questo è un messaggio importante. Niente è facile, però con la volontà e l'impegno si superano molte, molte difficoltà. E questo è un messaggio che secondo me è importante trasferire alle ragazze giovani. Non lasciatevi scoraggiare, non lasciatevi dire: ma tu non sei abbastanza brava. Se una cosa vi interessa, vi piace, con l'impegno e la costanza ci si arriva. E invece a Ivano volevano sapere qualcosa di più su quello che io accennavo all'inizio, che stai studiando un rivelatore innovativo per il Future Collider. Mi chiedono che cos'è il Future Collider. Allora, non so che conoscenza dei collider sia in generale a questo livello di studio, però gli acceleratori di particelle sono degli strumenti che ci permettono di indagare l'infinitamente piccolo. Quindi accelerando particelle ad energie elevatissime si vengono fatte scontrare queste particelle in modo tale
e in queste collisioni si va a studiare i componenti fondamentali della materia, come far scontrare due macchine, spaccarle completamente e andare a studiare i singoli componenti che formano la macchina. Da fuori non li potevamo fare, c'è bisogno di distruggere, comunque di fare una cosa molto grande per andare a studiare l'infinitamente piccolo. E questa cosa negli anni si è sempre ingrandita, quindi si fanno macchine acceleratrici sempre più grandi fino ad arrivare al CERN, che passa sotto tre paesi con una circonferenza di 27 chilometri, una macchina gigantesca. L'idea è sempre farle più grandi oppure cambiare completamente il tipo di particelle che vengono annettate nei nostri acceleratori in modo tale da avere poi una velocità maggiore e poter lavorare con macchine acceleratrici non così grandi. Questa idea è stata fatta, viene da tanti anni fa, da una quarantina d'anni fa, e l'idea base è quella di accelerare muoni invece delle solite particelle che vengono utilizzate, che sono elettroni e protoni. E niente, quindi noi stiamo provando con la collaborazione. Senti, ci chiedono, ci sono donne in questo progetto che prevede la realizzazione di nuovi... La capa nazionale è una donna, si chiama Nadia Pastrone, quindi sì, assolutamente, Eleonora collabora con noi, e Giantonio Tagliarocchiesi, la referente per la parte di calcolo dell'NFN, quindi sì, assolutamente sì, ci sono donne, sono le propositrici del progetto, quindi sì. Vi ringrazio ancora Eleonora e Ivano per il vostro contributo, che è estremamente importante, anche perché fate vedere che intanto ci sono modelli accessibili per... settore della ricerca, che il problema della disparità di genere è sentito e si cerca di porci un rimedio. E, secondo me è importante far vedere che ci sono persone giovani che hanno questa attitudine, perché chi ormai un po' come me è già avviato verso la fine della propria carriera, forse non può fare, non può incidere più così tanto. Invece voi avete ancora davanti molti anni di attività ed è giusto che siate consapevoli di questa necessità. Quindi grazie ancora, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e adesso lascerò la conduzione di questa della successiva parte della giornata a Catalina Curceanu, che è un'altra collega dei laboratori, da sempre molto attiva ed è un'altra delle figure di spicco dei nostri laboratori. Anche lei è una donna, ma che ha delle grosse responsabilità e coordina un gruppo fatto anche di tanti uomini, quindi chi meglio di lei può raccogliere il testimone e portare avanti la discussione. Quindi Catalina, a te lo stage e grazie. Buon lavoro. Grazie mille Paola e grazie a tutti quanti, grazie a voi che ci state seguendo, è un piacere essere qua in questa giornata davvero speciale e in questa seconda parte di questa giornata in cui festeggiamo le donne nella scienza, le donne e le ragazze nella scienza. È una cosa un po' particolare perché, come vedrete, i due colleghi che sono ospiti di questa seconda parte di questa giornata, che va sotto il titolo, come avete visto dal nostro programma, Non smettere mai di, abbiamo il piacere di ospitare due colleghi che contribuiscono al processo della ricerca, non essendo di formazione ricercatori, anzi tutt'altro, e vedremo cosa c'entra per esempio una laureata nelle scienze politiche con specializzazione addirittura in geopolitica, che ha studiato e parla anche il russo, nonché diplomata in pianoforte, con la ricerca e come la ricerca è un processo collettivo in cui non ci sono solo i ricercatori, ma ci sono donne e uomini che contribuiscono in modo fondamentale al processo della ricerca, facendo cose che con la ricerca c'entrano in maniera diretta o indiretta, ma che sono fondamentali. E in particolare parliamo di persone che lavorano alla gestione di progetti esterni in amministrazione, piuttosto che non a stretto contatto con il pubblico, come vedremo anche dal secondo protagonista di questa seconda parte. E prima di invitare la nostra prima protagonista di questa parte della giornata, volevo ricordare a tutti quanti ci state seguendo di fare dei commenti appropriati e nonché delle domande
che rispecchiano le vostre curiosità, che sono rispettose non solo dell'ambiente e dell'ambito in cui vi trovate, ma anche di voi stessi, perché le domande che fate caratterizzano anche voi, chi li fa. Dunque, darei il benvenuto a Sara Silvi, la nostra prima protagonista. È un piacere, io lavoro insieme a tutte e due, sia insieme a Sara Silvi, nonché insieme al secondo protagonista Giuliano Basso, ed è davvero davvero un piacere di averli ospiti in questa seconda giornata, in cui seconda parte della giornata, in cui ci si raccontano questi protagonisti che contribuiscono al processo della ricerca facendo cose davvero particolari. Quindi Sara, è un piacere. Buongiorno. Te. Che meraviglia, grazie. Raccontaci di te. Grazie, sono molto contenta, anche molto onorata, devo dire il vero, che mi sia data questa opportunità. Come anticipava Catalina, non sono una scienziata, non sono una persona di formazione scientifica, non ho mai sentito nel mio foro interiore scattare l'amore per questo tipo di arti, di istruzioni. Sono un'umanista, sono laureata in scienze politiche e adesso vi farò vedere, eccoci qui, se la tecnologia mi aiuterà, quello che è stato il mio percorso. Non riesco a condividere lo schermo, perdonatemi. Non so se qualcuno può aiutarmi con un po' di assistenza tecnica, comunque continuerò a raccontarvi. La mia formazione è una formazione di tipo umanistico, ho sempre sentito forte un interesse per le scienze che non fossero le scienze in senso proprio. Ricordiamoci che cosa abbiamo sempre pensato che fosse l'istruzione. Nel tempo dell'antica Roma l'istruzione erano chiamate le arti liberali. Quali erano queste arti liberali? Le arti del quadrivium e del trivium, la scienza che si incontrava con l'oratoria, con lo studio della grammatica, con lo studio della filosofia, con il culto del pensiero. Per chi erano queste arti liberali? Erano per i liberi. Chi erano i liberi? Erano i figli delle buone società ed erano gli uomini liberi. L'istruzione liberava dal grande rischio di povertà, di schiavitù nel mondo antico. Ma se pensiamo ancora oggi, che cos'è che ci permette di elevarci, di crescere, di migliorare il nostro pensiero, la nostra anima, ma soprattutto, anche forse non soprattutto, la nostra vita quotidiana è l'istruzione. E nella mia vita ho sempre scelto di non smettere mai di istruirmi, di giorno dopo giorno, di continuare ad apprendere. Non so se il problema della condivisione... Allora, proviamo... forse ci siamo. Dovremmo. Non so, no, non riusciamo a condividere lo schermo, scusate, non so per quale motivo la situazione è degenerata rapidamente. Eccoci, perfetto. Ok, questa sono io e questa è la... No, non ci siamo più. Ecco qui. Perdonatemi, questa sono io e questa è la nostra splendida città di Frascati, dove sono situati i laboratori. Ho vissuto per anni vicino a questa magnifica struttura, ma... non ne avevo una piena consapevolezza. Questa sono di nuovo io, riprendiamo velocemente, ho studiato il liceo classico, sono laureata in scienze politiche e ho studiato nella mia tesi di laurea e anche nella mia tesi di dottorato quali sono stati gli effetti del prosciugamento del lago d'Aral, uno dei più grandi laghi del mondo in Asia centrale. Sono stata diverse volte in Asia e tra Uzbekistan e Kazakhstan
ho strutturato appunto tesi di laurea di dottorato, ho imparato il russo, sono laureata a Roma e non ho mai smesso di voler studiare e sto per conseguire un'altra laurea. Come vedrete ci sono tante letterine dell'alfabeto greco e questo verde è il mio nuovo libretto universitario e mi sto per laureare in lettere antiche. Non ho mai smesso, sento che devo continuare, però sono anche diplomata in pianoforte e vedrete questo spartito super vergato di segni che il mio maestro mi intimava di scrivere, e ecco il mio pianoforte. E una prima osservazione che vorrei fare è quella relativa alla musica, una delle mie grandi passioni. Nei tanti concerti, soprattutto nelle tante opere a cui ho assistito, io non ho mai visto una direttrice d'orchestra. Perché? E quando l'ho chiesto ai miei maestri, l'ho chiesto proprio in ambito musicale, nei conservatori di cui le aule erano piene di donne, mi sono spesso sentita rispondere che la donna non riesce a padroneggiare una situazione in cui debbano essere diretti 20, 30, 40, 50 orchestrali. Non abbiamo, come dire, l'autorevolezza, lo spirito, la capacità di mantenere i nervi fermi. Questa è una, come dire, un'osservazione che alle mie orecchie è sempre suonata come un grandissimo insulto. Una teoria che per fortuna è decaduta era quella che le donne non avessero potenza fisica per suonare gli strumenti, come se per leggere uno spartito e trasmettere la forza del pensiero sui tasti servisse essere, non lo so, una sorta di grande gigante. La domanda che è sotto è se trovate gli intrusi, perché nella vita di una donna spesso, non sempre, a volte possono o non possono affacciarsi anche altri grandi amori, ed ecco qui, questi sono i miei bimbi con il mio compagno, il mio sposo, e i bambini che in questa foto erano decisamente infelici, forse perché la torta che avevo preparato non era delle migliori. E una donna spesso vive una situazione in cui il lavoro si affianca alla vita familiare, soprattutto lo dico con il cuore alle ragazze. Non fatevi, quando sarà il vostro momento, non fatevi indurre in errore dall'idea che si può fare una cosa, ma non si può fare un'altra cosa. Abbiamo dentro di noi la forza per fare tutto, l'intelligenza per fare tutto. E che cosa ho fatto io? Come sono arrivata qui all'INFN? Voi direte, ma cosa fa una persona con questo tipo di formazione nell'Istituto di Fisica Nucleare? Facevo un lavoro che non mi piaceva, nel quale nulla di me era considerato, nella preparazione, negli interessi, nella curiosità, e ad un certo punto ero stanca, non ero più assolutamente fresca di studi, ero stanca, ma ho sentito che dovevo essere libera ed è questo quello che mi ha chiamato, l'idea che se c'era una soluzione, la soluzione era soltanto dentro di me e avevo probabilmente le possibilità per intraprendere delle nuove scelte, delle nuove sfide. Ho preso i libri, ho studiato ed eccomi qui, in una, potremmo dire, no, mutuandolo dal gergo dei colleghi, in un'altra dimensione della mia vita. La mia vita è cambiata, è migliorata e che cosa faccio qui? Nell'Istituto di Fisica Nucleare. Mi occupo di finanziamenti alla ricerca, ovvero sia si lavora, il nostro ente lavora con tantissime fondazioni europee, internazionali, americane, lavoriamo tantissimo con la Commissione europea, con gli enti del nostro governo, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero degli Affari Esteri, con la Regione Lazio e questi sono soltanto alcuni tra i pochi interpreti con cui noi dialoghiamo. Perché le nostre ricerche, perché i nostri scienziati, perché i nostri ricercatori possono avere fondi disponibili per portare avanti i loro progetti di ricerca. Ogni giorno abbiamo dei nuovi problemi, sembrano problemi, no? Dei nuovi ostacoli. Vedete quel complicato file Excel che ogni volta, quando si propinqua il momento di essere compilato, mi incute ansia e timore. Ma poi si lavora insieme, questo è un ente in cui uomini, donne, colleghe, colleghi, accanto lavoriamo, troviamo le soluzioni.
Quello che è il messaggio che io volevo dare era di, come dire, alle donne e agli uomini, perché insomma un discorso che è rivolto soltanto alle ragazze sarebbe probabilmente forse castrante, ma quello che volevo ecco, trasmettere era proprio la forza dell'istruzione, non c'è niente che ci può far sentire realizzati, che ci può dare uno scopo, che ci può dare un aiuto veramente pratico per il miglioramento della nostra quotidianità e uno spunto in più di riflessione per le ragazze. Io sono, prima di tutto, sono una mamma. Quando si hanno due bimbi piccoli, qualcosa dentro di sé cambia e io mi sento la loro mamma, ma non smetto, anzi, coltivo continuamente la mia parte interiore, le mie curiosità, amo il mio nuovo lavoro, sto imparando a farlo ogni giorno meglio. Non mi sono mai sentita arrivata ad un limite per il quale quelle che erano le mie conoscenze sarebbero rimaste lì. Ogni giorno imparo nuove cose. Il mio lavoro è un lavoro molto settoriale, molto complicato, che tratta ambiti che non avevo mai incontrato nella mia precedente formazione. Ho avuto un po' timore, ho avuto un po' paura, ma in nome di quella che so essere la capacità di noi donne, di noi esseri umani, ma anche forse un pizzichino in più per noi donne, di riuscire ad avere tra le mani tante differenti situazioni, ho avuto coraggio e appunto, lo dicevo prima, le arti liberali mi hanno reso libera e viviamo tutti i giorni nel nostro ente donne e uomini accanto l'uno all'altra. E forse questa è la prima vera esperienza della mia vita in cui non ho sentito il peso di una discriminazione, un peso della differenza di genere e anche il peso della differenza tra chi ha una famiglia e dunque persone di cui prendersi cura e chi non ne ha. Quello che appunto il mio consiglio oramai, no? Perché ad una certa età si può cominciare a dare consigli, è di non smettere mai, mai di credere nelle vostre capacità e di alimentarvi. Ecco. Speriamo di aver dato un contributo valido. Scusatemi per la problematica con lo schermo. Eccomi qua. Grazie Sara, grazie. Guarda, mi hai emozionata perché io Addirittura. credo in alcuni degli aspetti di cui hai parlato. Noi lavoriamo a stretto contatto, infatti, se uno legge la tua breve descrizione, biografia, quella che abbiamo anche sul nostro sito, tu dici una cosa che condivido pienamente, dici che il lavoro di squadra è la chiave di ogni successo. Io da fisico sperimentale non posso se non condividere questa tua frase. Mi piace tantissimo, infatti noi facciamo squadra. Io sono uno di quelli che gli prende il panico quando dobbiamo fare la rendicontazione di tutti questi progetti Anche a europei. me, bisogna essere sinceri, anche a me. La squadra aiuta a condividere anche il panico di questi momenti importanti della nostra, insomma, della nostra attività. E ricordo ai ragazzi, ragazze, ragazzi e ragazzi, chi ci segue, di fare delle domande alle quali ritorneremo fra un po'. Anch'io ho delle domande, spero di riuscire a farti almeno una perché c'ho delle curiosità, di farle nella nostra chat. A queste domande ritorneremo a breve. Grazie mille, Sara, grazie. Hai condiviso con noi parte del tuo essere, della tua modalità di come sei arrivata qui nel nostro istituto, di quello che hai fatto e stai facendo. Passiamo adesso al nostro secondo protagonista, che è anche un carissimo mio amico. Ci conosciamo ormai da 312 anni, vabbè, da circa forse un po' più di 10 anni. Giuliano Basso. Giuliano Basso che si descrive dicendo: vabbè, nacqui quando ero molto piccolo. Già questa prima cosa che lui scrive nella sua descrizione vi caratterizza un po' il nostro collega Giuliano Basso, che è un matematico di talento. Poi magari racconterà lui stesso come la sua passione per la matematica. E detto ciò, uno penserebbe che lui fa il fisico teorico, matematica, giustamente fisico teorico. Invece Giuliano fa tutt'altro ed è entrato ai laboratori come manager nell'ambito di un progetto europeo di cui facevo parte anch'io, così abbiamo lavorato gomito a gomito e spesso mi ha salvato
in situazioni più o meno drammatiche ed è entrato come un manager per un progetto outreach, un progetto europeo. Poi invece adesso ci racconterà la sua carriera che l'ha portato dove? Fisico teorico? No, l'ha portato nell'amministrazione centrale ad occuparsi di cose importantissime, tra le quali udite di essere anche responsabile del sito, della piattaforma di e-learning, quindi l'istruzione continua. E sempre Giuliano conclude la sua descrizione sul sito: nulla è difficile per coloro che hanno la volontà. E a me difficilmente è capitato di vedere una persona con una volontà più forte e più positiva di Giuliano Basso. Quindi lascio a lui di parlare di se stesso e di quello che l'ha portato qua con noi. Intanto saluto tutti, grazie Catalina per questa introduzione. Io sì, mi presento, insomma sono Giuliano, sono un eterno bambino, nel senso che poi alla fine nella vita non bisogna mai smettere di fare determinate cose. La prima fra tutte è quella che riporto nella prima slide, è quella di sognare, nel senso che poi alla fine quando uno nel corso del suo percorso formativo, uso questa parola non a caso perché lavoro nell'ambito della formazione, ma ci arriviamo dopo, diciamo la mia è stata una vita un po' tormentata da un punto di vista lavorativo, nel senso che forse non avendo avuto un aiuto da parte dei genitori, nel senso che comunque erano molto grandi e quindi non erano in grado di sostenere quelle che potessero essere le mie eventuali prospettive lavorative, quindi ho fatto degli errori, ma sognare, sbagliare, perché no? Quindi non smettere mai di, questa l'ho rappresentata un po' una timeline, oggi si usano moltissimo, no? Questi grafici di crescita, e questa è la mia timeline. Io ho iniziato come studente nel 76 e poi diciamo è stata un'evoluzione, perché o un'involuzione, dipende dai punti di vista, no? Io sono stato studente, poi ho fatto il geometra e quindi non un liceo che mi permettesse di formarmi scientificamente, perché geometra comunque era una scelta dettata dal fatto che mio papà diceva: ah, ma se prendi il diploma almeno non devi fare l'università. Poi ho intrapreso l'università, io ho scelto matematica perché il mio sogno era diventare un matematico, mi piaceva quando facevo geometra, ma come ha detto Leonora, ahimè, il seno e il coseno anche per me sono stati i limiti strutturali, quindi quando mi sono buttato in matematica al primo esame, analisi 1, ho detto: ma di che cosa state parlando? È stato difficilissimo. Diciamo che poi durante l'università mi mantenevo, perché chiaramente non cercavo di non pendere sulle spalle dei miei genitori, quindi facevo anche il cameriere. Poi nel 96 ho detto basta, evidentemente gli studi non fanno per me, pensavo di essere adatto, invece non lo sono stato, e quindi sono diventato, mi piacevano i computer, quindi come un po' tutti, sono diventato un esperto web, uso questa parola, ma poi esperto io non lo sono di sicuro, per una onlus, quindi tutt'altra cosa rispetto all'INFN, che è una pubblica amministrazione, quindi una onlus, qualcosa che ti dà un imprinting diverso, totalmente diverso. E lì ho potuto però, proprio perché questo lavoro era un tipo di lavoro dove eri un po' libero di scegliere, di fare quello che volevi, mi sono accentrato, ho concentrato le mie attenzioni sul web, sulla grafica, sul media. Quindi, quando sono entrato poi nell'INFM, a parte la parentesi che vedete, sono diventato papà di 3 ragazze, e quindi già fa fede il fatto che io sono circondato da donne, e per me è un piacere, ovviamente, a parte quelle 3 che vedete in foto che strozzerei. Sono diventato matematico, sì, ho ripreso, perché dici, vabbè, non contento, hai 3 figli, che fai? Diventi papà, torni a fare lo studente, è stato imbarazzantissimo fare la tesi con 3 figlie, con i cartelli forza papà, però nel 2014 comunque il sogno ce l'ho fatta, no? Diventi matematico. E poi, appunto, come diceva Catalina, c'è stata questa esperienza, sono stato chiamato dall'INFN, dal professor Guaraldo, a lavorare per questo progetto europeo di fisica dronica,
e mi ha permesso di impormi anche nel mio piccolo all'interno dell'INFM. Come hobby faccio, perché gli hobby, vedete, il sogno cambia sempre, ma bisogna sempre puntare in alto. Sono un donatore di voce, faccio per gli audiolibri e sono una schiappa FIFA. Questo è un dettaglio che per i ragazzi piace molto. Che cosa vuol dire crescere? Perché non smettere mai di crescere. Io lavoro nella formazione del personale INFM, quindi oltre ad occuparmi della formazione, quella standard, di tutti i dipendenti, mi occupo, come ha detto Catalina, della formazione learning. Faccio scorrere delle slide velocemente, vi dico che nel mio ufficio lavoro con due donne, ho una collaboratrice, ho una responsabile, quindi come vedete, proprio io non si può dire che non sia, come diceva Verdone, circondato da donne. Questa è la storia della formazione INFN. La faccio questa anteprima per poi arrivare a dire che cos'è che non va. Quindi, diciamo, la formazione nasce negli anni Ottanta, ci sono le prime attività formative. Formazione significa che ogni dipendente, se ha bisogno di formarsi in un aspetto, in una specifica, può farlo, può richiederlo. Chiaramente c'è una commissione che si riunisce e decide se quel corso di formazione può essere accettato oppure no, perché chiaramente c'è un finanziamento da parte dell'ente. Quindi nasce le prime esperienze formative e poi nel 94 nasce l'ufficio formazione. Vedete, c'è questa crescita, questa evoluzione. Da ufficio diventa qualcosa sempre più grande. Quindi nel 97 esiste una commissione che decide sul piano formativo che verrà proposto dall'ente. Nel 98 viene emanato il primo piano formativo nazionale, quindi tutte le strutture INFN presentano a livello centrale un piano per far crescere i propri dipendenti. E quindi man mano arriviamo ai primi corsi in streaming, e qui poi intervengo io, che sono uno molto spostato sulla parte da remoto. Dici no, la DAD no, la odio. Lo so ragazzi, però è importante l'e-learning da questo punto di vista. Da uomo matematico vi propongo un'equazione, quindi. È formazione intesa come crescita, o almeno dovrebbe essere così, cioè nel senso noi dovremmo crescere uomini, donne, in modo uguale, no? Però vengo qui al dunque, allora, e mi permetto di dare dei numeri. Questi sono i partecipanti ai corsi di formazione INFN. Come vedete, anzi, ho invertito, scusatemi, ho sbagliato, era 24% sono donne, ho sbagliato il colore e i numeri, il 76% sono uomini. Perché? Perché la formazione interessa, oppure è più spostata dal punto di vista degli uomini che non delle donne? Ma la formazione, il conoscere, l'apprendere, dovrebbe essere alla portata di tutti. Però c'è questo dettaglio, adesso ve lo faccio vedere nello specifico, questi dati ovviamente sono estrapolati da quello che era il database della formazione, perché ogni corso, ogni persona che partecipa a un corso viene registrata in un database. I corsi sono aperti a tutti, ma questo grafico, che è diviso per anni, vedete che c'è, questo è reale, c'è sempre una netta predominanza, la colonna arancione sono gli uomini, c'è una netta predominanza di partecipanti uomini rispetto a partecipanti donne, ma i corsi non fanno distinzione, i corsi non dovrebbero aver sesso, però uno si pone la domanda: perché non si partecipa in maniera uguale a corsi di formazione? Forse perché i corsi sono più spostati dal punto di vista della ricerca, e allora qui c'è maggiori uomini sono ricercatori piuttosto che donne? Io non credo, non so, magari chiedo anche a voi, secondo voi che cos'è, qual è il gap che c'è in questo contesto? Che cosa fa l'INFN per in qualche modo per sopperire a questa disparità? Esiste un CUG, che è il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità. Scusate. Sono un po' emozionato, lo ammetto. E quindi questo CUG, questo Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, nello specifico si propone di assicurare parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici. Lì c'è il sito internet, quindi in qualche modo
l'INFM è attivo, è sensibile sotto questo punto di vista. Oggi più di 30 anni fa, oggi più di 40 anni fa, tanto tempo fa, appunto 30 anni fa per me sono tanti, si studiava sui libri. Oggi veramente il mondo è in mano ai social e quindi noi gestiamo tutto con pochi clic, possiamo studiare, possiamo fare i compiti e le verifiche, possiamo utilizzare il cellulare per chi è scaltro e lo fa. Però i media possono insegnare qualcosa. Quindi interrompo qui un attimo la mia presentazione per mostrarvi, e chiedo alla regia il supporto, per mostrarvi un video che a me è piaciuto. Io l'ho visto su Facebook, l'ho incrociato su Facebook e devo dire che mi ha fatto pensare molto, quindi vorrei condividerlo con voi. La gara sta per cominciare, tutti ai vostri posti. Ma prima di dare il via farò alcune affermazioni che serviranno a riposizionarvi. Se ciò che dico vi coinvolge, vi farò spostare un passo avanti o un passo indietro. Se l'affermazione invece non vi riguarda, rimanete fermi lì al vostro posto. Siete pronti? Se sei un cittadino europeo, fai un passo avanti. Se non hai malattie invalidanti, fai un passo avanti. Se hai avuto accesso libero all'istruzione, fai un passo avanti. Se puoi curarti, fai un passo avanti. Se non vivi in uno stato di povertà, fai un passo avanti. Se guidi l'auto, fai un passo avanti. Se hanno fatto battute sessiste sul tuo modo di guidare, fai un passo indietro. Se il tuo capo è del tuo stesso sesso, fai un passo avanti. Se il tuo capo di Stato è del tuo stesso sesso, fai un passo avanti. Se quando parli l'occhio non cade solo sul tuo sguardo, fai un passo indietro. Se in ogni rapporto raggiungi l'orgasmo, fai un passo avanti. Se senti tu il peso delle faccende domestiche, fai un passo indietro. Se hai subito molestie sul luogo di lavoro, fai un passo indietro. Se ai colloqui non ti chiedono sempre se vuoi dei figli, fai un passo avanti. Se camminando non ricevi commenti osceni, fai un passo avanti. Se torni di notte da solo e ti senti sicuro, fai un passo avanti. Se in questo momento hai dolori addominali o emorragie che possono penalizzarti durante la gara, fai un passo indietro. Uomini, ora voglio che diate un'occhiata indietro. Tutto ciò che ho detto non ha nulla a che vedere con i vostri meriti, eppure avete maggiori possibilità di vincere. Insomma, avete visto e credo che ci sia poco altro da aggiungere su questo video, no? I numeri sono particolari, è un video che a me ha fatto molto pensare e tuttora fa pensare. Quel 100 anni mi mette molta paura. Vi lascio, concludo questa mia presentazione dicendo che appunto sono un matematico che non pratica. Sono un padre praticante pure troppo, mi ritengo un cinefilo convinto, quindi vedo da serie, film, ne vedo tanti, e vi porto all'attenzione questi titoli, che probabilmente conoscerete, alcuni di sicuro, altri forse saranno sconosciuti, vi invito
se avete la possibilità, a visionarli, perché sono, devo dire, che spostano molto l'attenzione in tanti modi diversi su quello che è la differenza tra uomo e donna che non dovrebbe sussistere. E quindi qui io concludo, ringrazio per l'attenzione, mi scuso per l'emozione, ma chiaramente nonostante tutto, anche a 52 anni, non si finisce mai di essere emozionati anche davanti a voi. E meno male che non si finisce di essere emozionati, Giuliano, ci mancherebbe altro. Infatti io sono emozionatissima anche dal video che ci hai fatto vedere, dal backstage, lo so che anche Sara lo è, infatti sì. Sara, riesce a parlare? Sì, è stato veramente triste, no? Sì. Triste, ma come dice Giuliano, ma non si finisce mai né di imparare. Esatto. Sono messaggi importanti e credo che debbano far riflettere un po' tutti, no? Poi, assolutamente. Assolutamente. Vorrei che non lasciassero, no, quel tempo, dici, vabbè, l'ho visto e passo oltre. Ci sono cose che il social, i TikTok, perché penso che ormai il nostro pubblico sarà un TikToker, la maggior parte viaggia su TikTok, su Instagram, su che. Quindi diciamo che i social sono, è vero, sono un momento di condivisione di informazioni. Queste sono informazioni che dovrebbero lasciare il segno e che dovrebbero far pensare. E non solo noi, anche i piani alti. Bravo Giuliano, guarda, hai dato il messaggio bellissimo anche far riflettere e far pensare, perché ci sono tante tante cose ancora da fare insieme. E questo è il messaggio che è passato da quello che avete testimoniato, dalle vostre parole. Si può solo vincere insieme. Come è facile intuire, non si vince mai da soli. Sara, quanto impegnativo il tuo lavoro? Giuliano, preparati, poi arriviamo anche a te con la stessa domanda. Okay. Il mio lavoro è molto impegnativo ed è una cosa che spesso mi porto mentalmente a casa. Quando arrivo a casa faccio tutte le mie cose, faccio una vita extra lavorativa e spesso mi succede, nel momento in cui poggio la testa sul cuscino, oddio, domani devo parlare con il Murra. Oh mio Dio, dopo domani ho in linea a Bruxelles. È un lavoro impegnativo per il quale c'è bisogno di molta attenzione, bisogna lavorare con molto scrupolo, con grande voglia di trovare la disamina, perché ogni progetto è diverso da un altro, ogni ricercatore è diverso da un altro e ogni strutturazione progettuale è differente. Però è probabilmente è anche per questo che mi piace, perché non è mai uguale a se stesso e mi chiama tutti i giorni a lavorare intensamente con le mie sinapsi, ecco. Giuliano, te invece quanto è impegnativo il tuo lavoro? Lo è tanto, perché proprio per il mio imprinting di una onlus, dove in teoria si è portati a non dire mai di no, poi in ufficio, in un modo o nell'altro, alla fine non si dice mai di no quando ti viene fatta una richiesta o te ne viene fatta un'altra. Quindi, a parte la formazione che sposta tantissimo e quindi curare tutta la parte, io poi mi sono ritrovato a gestire anche i pagamenti dei dipendenti, dei docenti, scusate, che fanno formazione. Quindi a 360 gradi si è impegnati dentro l'ufficio e fuori, perché poi te lo porti, nonostante tutto te lo porti a casa, fa parte di te. Quindi poi, tra l'altro, io scherzo sempre con la mia responsabile, perché tra messaggi, tra telefonate e altro, diciamo, lei c'è sempre, quindi, ed è una presenza che a me fa piacere, perché mi ricorda, io sono con testa vuota, nel senso che mi dice una cosa e me la scordo, sono uomo, come dice mia moglie, e faccio una cosa sola per volta, non ci riesco proprio per niente, e quindi sì, diciamo che è un lavoro che mi piace e che mi porta tanto, tanto tempo. C'è una domanda alla quale non saprei come rispondere, però ve la faccio a voi. Vi ritenete ben pagati? Allora, insomma, dire no sarebbe troppo semplice. Penso che ci potrebbe essere data una maggiore opportunità di sperare in un miglioramento per il futuro. Questo.
Brava, mi piace. Abbastanza diplomatica. Condivido, condivido. Giuliano. Io, diciamo, sono sempre quello che si accontenta, però forse si può pensare, sperare. È sempre quel passaggio, no? Adesso è di recente che si fanno i conti della spesa e si vede che tutto è aumentato. Aumenterà l'elettricità, aumenterà le bollette, aumenteranno, sono già aumentate le spese perché ci rendiamo conto che sono aumentate. Sperare è dentro di noi, cioè augurarci, ma per tutti, non solo in un ambito, nell'ambito mio, augurare che tutti possano star bene, tutti possano migliorare è un modo per dire non smettere mai di crescere Esatto. lavorativamente, formativamente. In tutti gli aspetti, io mi formo con i miei figli, sono loro che formano me, perché se adesso conosco TikTok è perché loro formano me, io non lo conoscevo. Giuliano, dissento su una cosa che hai detto, che sei uno che si accontenta, ma come? Io mi accontentavo quando tu facevi i siti, lavoravamo insieme, ero io sempre che mi accontentavo. Tu no, facciamo meglio, quindi dissento su questa parte di quanto hai detto. Non sei uno che si accontenta, anzi, tutt'altro, testimonianza diretta, lo so per Sara. Un'altra domanda interessante, anzi. Vi state svegliando, dai, bello. Edoardo Cataldi ci chiede cosa cambiereste del vostro lavoro? E questa volta inizio da Giuliano. Fondamentalmente scontato, niente. Troppo Perché scontato, dai. allora io ho iniziato appunto, ho fatto tre lavori diversi fondamentalmente. Ho partecipato con un'associazione, ho lavorato con te, con Carlo, in un progetto bellissimo che mi ha strappato il cuore quando mi hanno detto è finito. Grazie un po' a quello che sono io, mi sono fatto conoscere all'interno dell'istituto e sono entrato nell'amministrazione centrale. Non dico che è un traguardo, mi piacerebbe, il mio futuro è quello appunto spostato sulle learning, quindi mi piacerebbe che divenisse un punto fermo l'insegnamento a distanza. Quindi, perché no? Diventare un pezzo grande di questa parte della formazione. Io ti aspetto all'angolo fisico-teorico, non te lo dimenticare, vabbè. Cioè, se... Sara, invece, tu cosa cambieresti? Io cambierei una cosa che, però Non forse è dire i più. fisici, non dire i fisici, però. No, no, esatto, questo sto dicendo, probabilmente è più una coincidenza nefasta di questo momento, il fatto che potrei fare il mio lavoro anche da sola in questo momento, perché sappiamo tutti, no, che la pandemia ha limitato la nostra interazione, però so che in un momento migliore questa cosa cambierà e potremo lavorare più come dire, con un'interazione maggiore tra di noi, io conoscere ciò che voi fate e voi, d'altro canto, no? Conoscere ciò che io faccio perché tutto vada nella stessa direzione. Eliminerei un pochino la forte ansia da tecnicismo e prestazione finale che si ha quando si lavora con grosse e ingenti somme di denaro, ma quello è inevitabilmente connesso al fatto che money makes the world go round, so. Per cui. Come si dice in russo? Che cosa volete sapere in particolare? Come si dice money makes work, i soldi fanno circolare il mondo? Dici qualcosa in russo? Mir zanimayet zasiangamia. Il mondo funziona grazie ai soldi. Ho provato a girarla in una modalità a me Ma che bello, Sara! Vedete, guarda, sono quei talenti nascosti che io li scopro E così, tra ma. l'altro, ecco, il mio russo, che pensavo fosse una cosa così, che sarebbe rimasta all'atere nella mia vita lavorativa, non è questo, perché lavoro con molti di voi, no? Che provengono dall'Est Europa, dalla Russia, dal vecchio blocco, ed è bello poter scambiare parole, no? Con i colleghi e soprattutto lavoro anche con progetti che sono fisicamente impiantati lì, per cui summer school, organization, trasferte, ospiti, no? E non è mai. Il bello anche del nostro istituto è che siamo tanti diversi, ci sono persone di tante lingue, con provenienza geografica diversa, insomma, è per questo è vivo, no?
Assolutamente. Adesso il mio russo ho intenzione di dargli una bella rispolveratina. Giuliano, tu, visto che parlavamo un po' dei hobby di Sara, che poi si trasformano in potenzialità lavorative, questa cosa non ho capito, tu cosa fai il doppiatore, FIFA, che fai? No, io sì, siccome fin da piccolo ho avuto la passione per il doppiaggio, e guardavo i film e ammiravo le voci, una tra tutte, Amendola, ma non è un segreto, insomma, del vecchio Sylvester Stallone doppiato da Amendola, e quindi avevo questa passione, non potendola coltivare fino in fondo, perché poi devi fare scuola di dizione e i finanziamenti a casa non c'erano disponibilità per partecipare ad una scuola. Quando ho letto che c'era la possibilità di donare la propria voce, mi ci sono buttato subito dentro, tanto perché dici fai 4.000 cose e facciamone 4.001. Quindi questa cosa adesso sto leggendo, ho già finito, ho terminato il primo libro. Sono audiolibri, mi piace perché lo faccio per una Onlus, è un'associazione che è rivolta a ragazzi che hanno problematiche, ma anche per esempio carcerati, persone che non possono leggere, persone per esempio come le mie due figlie che sono DSA, hanno il disturbo dell'apprendimento, quindi è più facile ascoltare i libri che non leggerli, perché chi è dislessico, chi è discalculico non ha familiarità con i libri. E quindi questa per me è stata un'esperienza che reputo nuova e che mi piace da morire, a parte che mi devo chiudere dentro lo stanzino perché tra il gatto che miagola, il cane che abbaia e i ragazzini che strillano, diciamo, non è facile leggere un libro in santa pace. Ma però, Giuliano, la tua voce mi ha accompagnato in tanti di importanti corsi di formazione che ho fatto appena assunta, che mi hanno aiutato a lavorare, senza i quali io adesso non maneggerei quegli strumenti informatici che, oddio, data la mia precedente mancata condivisione, a questo punto metterei in dubbio, ma comunque la tua voce mi ha accompagnato in tanti corsi che abbiamo fatto e che sono stati fondamentali. Anche a me mi ha accompagnato, visto che c'avevi l'ufficio sotto di me, le pareti sono sottili, ma ha accompagnato sempre la tua... Comunque volevo in chiusura fargli io una domanda. C'è una domanda vedo nella chat, che però delego alla sessione che segue, perché chiede degli scienziati, cose più facili. Volevo chiedervi io, visto che ho questa opportunità unica di vedere un po', di parlare con voi che siete sì qui nell'ambito della ricerca, ma non fate proprio ricerca da ricercatori, brevemente un pregio e un difetto dei ricercatori, così come li percepite voi. Inizio da Sara questa volta. Allora, io sono molto entusiasta perché per una volta non ho sentito quel grande gap, no, che spesso separa la mente umanistica o la mente che ha abbracciato non la scienza da quella che invece l'ha fatta sua. E spesso noto che tanti colleghi fisici, ricercatori, hanno una grande cultura che esula meramente dall'ambito solo scientifico e con i quali è bello parlare di storia, di geografia, di arte, di musica, di passioni, e questa è una cosa che mi piace molto perché crea un cammino che si può fare insieme. E poi il fatto è che molti non si prendono sul serio come noi magari umanisti siamo immaginati, abituare lo scienziato matto che sta lì, che fa esperimenti, ed invece sono persone assolutamente come me, e con le quali anzi spesso mi ritrovo a ridere di cose assolutamente impensate, no? Con grande serenità, semplicità e scioltezza, ecco. Invece il difetto, vai. No, te l'ho detto, il difetto, fammi pensare al difetto. Mentre tu ci pensi, vado a Giuliano. Vai. Che domanda. Allora, sì, mi allineo con Sara, nel senso che l'idea di ricercatore, questa parola, no, quando è scontato, quando ti dicono dove lavori? Istituto di fisica nucleare. Qui fa delle bombe. La prima cosa che mi dicono. Come fanno? Fanno bombe. Quindi diciamo che c'è questo stereotipo e lo vorrei cancellare, quindi diciamo spezzo questa lancia verso i ricercatori, perché innanzitutto, come dice Sara, sono persone come noi e devo dire che appunto ho quasi quasi più affinità con loro che con quelli dell'amministrazione.
detto questo, quindi mi ritrovo molto spesso ad avere attività ludiche extra lavorative, e devo dire che c'è molta affinità con i ricercatori. Poi io sono stato veramente coccolato da Catalina, ora lo dico con parliamoci di altro, insomma, è un ricercatore coi fiocchi, quindi lo dico qui, visto che insomma, ci segue, non è per dire. Il difetto, guarda, non lo so, forse vederli sempre un po' sulle loro, forse è proprio quello di essere molto rivolti al loro lavoro, pensare molto, essere più spostati sulla loro attività e spesso non ricevere le giuste gratificazioni. Non lo so, perché effettivamente non è che c'è un difetto vero e proprio con il ricercatore. Sara, l'hai trovato nel frattempo? Ma Catalina, i difetti sono personali, però se dovessimo necessariamente fare delle così, è pensare che, voglio dire, che ci siano degli step di importanza, no? Nell'istruzione, in quello che si può scegliere di essere o di fare. Penso che, e questo è rivolto ai ragazzi, nel momento in cui ci si mette davanti ad una scelta di istruzione, ovvio, chiedere alle ragazze di non pensare solo di poter essere relegate, passatemi il termine, a studiare psicologia, letteratura, sociologia, ma spostarsi anche verso altri ambiti. Ma il messaggio ancora di più alla base è studiate, perché non c'è una cosa di serie A o di serie B, ci sono tante cose che vi permetteranno di essere di serie A, no? Cioè non, quello che fai tu non ha più o meno valore rispetto a quello che fa lei o io o qualcun altro. L'importante è coltivare. Bravissima, studiate, è l'unico studiate, è l'unica cosa che vi renderà liberi, altrimenti non avremo armi, no? Intervengo dicendo prima, tale chat, tra le varie, diciamo, baggianate che venivano scritte, ce n'è una che mi ha colpito dicendo: io mi vedo a lavorare da McDonald's. Ma da McDonald's, entrare a McDonald's non è così facile, perché da parte che ti chiedono e se parli una lingua diversa dall'italiano, perché? Perché le persone che entrano in questi locali spesse volte sono stranieri. Quindi non è così facile. Anche le mie figlie, quando dicevo: guarda, che se non studi vai a lavorare all'AMA. Anche là, ma c'è bisogno di un diploma, mi sa che dobbiamo chiudere perché si sta avvicinando prossima sessione, esatto, che è introdotta poi da Erika. Ci prendiamo un 10 minuti, 5 minuti di pausa, credo. Ci rivediamo Erika alle 11:40. Grazie mille, Sara, grazie a voi. Grazie. Messaggio che passa. Ciao. Ci rivediamo dopo per continuare il cammino insieme. Ciao.